Quindi nel tempo che rimane proviamo a dare un'occhiata, come dicevo appunto, il controllo degli errori ve lo aggiungo a parte, ma non spendiamo tempo insieme. Cominciamo almeno a iniziare questo secondo esercizio, non credo che in 30 minuti riusciremo a terminarlo. Potremmo sforare un po' sull'ora di matematica, che dite? Mi riprende tutti i 10 minuti che mi ha rubato durante il semestre. No, dai. Classifica di un torneo. L'organizzatore di un torneo di pallacanestro ci ha chiesto di realizzare un programma Python che elabori la classifica sulla base di risultati di partite che sono elencati in un file di questo genere. Queste sono partite di pallavolo o qualcosa del genere, lo diceva, vabbè, di qualche sport, in cui in ogni riga c'è un risultato di una partita. Questo risultato è in questo formato: nome della prima squadra, trattino, nome della seconda squadra, due punti, punteggio della prima squadra, trattino, punteggio della seconda squadra. Ogni riga è una partita. I nomi delle squadre sono particolari, ma non ci cambia nulla. Ad ogni partita viene assegnato un punteggio a una delle squadre. Allora, tenete presente che quando noi partiamo non sappiamo quante squadre ci sono, quali sono queste squadre e neanche quante partite ci sono. Non sappiamo niente. Dobbiamo calcolare una classifica assegnando 3 punti alla squadra che vince e 1 punto alla squadra che perde per ogni partita in cui qualcuno dei due ha vinto, oppure 2 punti ad entrambe le squadre in caso di parità. Quindi alla fine ogni partita assegna 4 punti. O 3 più 1 o 2 più 2. In caso 1 più squadre abbiamo raggiunto lo stesso punteggio in base ai punti partita, allora questi qua sono i punteggi delle partite. Per fare la classifica dovrò andare a vedere quali squadre hanno avuto più punti e quali meno punti. Nel caso di parità, tra i punti della partita, nel caso in cui 1 più squadre abbiamo raggiunto lo stesso punteggio in base ai punti partita, quindi la somma dei punti di sopra, si utilizza il quoziente tra i punti fatti su punti subiti come ulteriore parametro di ordinamento. Cioè, vuol dire, e lo vediamo meglio nell'esempio, qui dice che queste due squadre, The King e Tutti in Campo, hanno entrambe 9 punti. Vabbè, la prima ha 10 punti, quindi è prima e basta. Ma le altre due hanno entrambe 9 punti e come faccio a decidere chi viene prima nella classifica? Vado a vedere i punti fatti e i punti subiti dell'una e dell'altra, mi calcolo il rapporto punti fatti fratto punti subiti, quindi 53 diviso 35 che fa 1,51, 50 diviso 46 che fa 1,09 e a parità di punti metto davanti, vince in classifica, la squadra che ha un maggior quoziente di punti. Questo è un modo un po' arzigogolato. Il risultato dell'elaborazione deve essere mostrato in tabella come nell'esempio. La classifica deve essere riportata in ordine di punti partita e quoziente con massimo 3 punti decimali, vabbè, in caso di parità. La tabella deve riportare anche il numero di partite giocate, che è questo, e i punti fatti, i punti subiti, ma questo lo sappiamo perché ci servono per calcolare il quoziente, quindi oltre a calcolarli dobbiamo anche stampare. Allora, come possiamo approcciare questo? Ma a me viene da dire che delle partite me ne frega relativamente poco. Nel senso che io ogni volta che vedo una partita uso il risultato di quella partita per aggiornare la mia classifica. Quindi la struttura dati su cui lavorerò non sarà tanto l'elenco delle partite,
Cioè non mi serve fare una lista di queste cose qua, ma leggo una partita per volta, leggo una partita, analizzo, vabbè, le squadre, i punteggi e aggiorno questa. Questa è la struttura dati su cui lavora il mio programma. Che per ogni squadra mi dice quante partite ha giocato, quanti punti ha, qual è il numero di punti fatti e il numero di punti subiti totali. E questo lo aggiorno man mano che arriva una partita, quindi questa cosa qua partirà vuota, per dire, con nessuna squadra. Quando vedo la prima partita aggiungo due righe a questa tabella dicendo ok, la tocco piano, ha 3 punti, una partita giocata, 16 punti fatti, 11 punti subiti. Papauto ha una partita giocata, un punto partita, 16 punti subiti e 11 punti fatti, dopo aver letto la prima riga. Dopo che leggo la seconda riga avrò altre due elementi, eccetera. Se poi a un certo punto ritrovo, come qua, una squadra che già avevo, devo fare attenzione a non creare un nuovo elemento, ma aggiornare un elemento esistente. Allora, a me come viene in mente, proprio per questa unicità che una determinata squadra ha delle informazioni che devono essere sempre le stesse, non duplicate, ma aggiornate. Io ci vedo un dizionario che ha come chiave il nome della squadra e come valore i dati associati a questa squadra, che sarà giocate, punti, PF e PS. E poi anche Q, ma Q lo possiamo calcolare dopo. E quindi avrò quattro valori associati a ciascuna chiave, a ciascuna squadra, e questi quattro valori li posso mettere a loro volta in un dizionario. Quindi avrò, sembra una cosa strana da dire, un dizionario di dizionari. Quindi memorizziamo i dati della classifica in un dizionario che abbia come chiave nome della squadra e come valore cosa ha un dizionario usato come record. Qui stiamo usando le due sfumature del dizionario insieme: usare la chiave della squadra, il nome della squadra come chiave del dizionario ci fa lavorare con un array associativo, associa a un nome, a una stringa, un valore. Questo valore poi cos'è? È un record strutturato sempre nello stesso modo, quindi stiamo usando come valore di questo dizionario un dizionario a mo' di record dati, in cui i campi, le chiavi sono sempre le stesse, le chiavi saranno, com'è che si chiamavano qua, giocate, punti, punti, dizionario usato come record, che contiene giocate, punti, Q, PS, punti fatti e punti subiti. Q, Q grande, mettiamoci d'accordo su maiuscole e minuscole una volta per tutte, altrimenti poi giocate, punti, mettiamo le maiuscole. Ok? Allora, il mio programma sarà fatto di due parti. Una parte che costruisce questa struttura dati andando a leggere e analizzare una dopo l'altra le righe del file. E un'altra parte che poi, una volta che l'ho costruito, deve metterlo in ordine. Chiaramente quando devo mettere in ordine non è più tanto comodo averlo come dizionario, no? Dovrò travasarlo in qualche modo, perché un dizionario non si può ordinare. Ma ci pensiamo dopo.
Quindi noi possiamo avere una funzione crea classifica, crea, non la chiamo ancora classifica perché classifica è qualcosa di ordinato, crea risultati a partire da un nome file, leggendo il file chiaramente. E diciamo, ok, i risultati, abbiamo detto, li memorizziamo in un dizionario che inizialmente è vuoto perché non ho ancora visto nessuna squadra. E lo riempirò man mano che leggerò dati dal file. File che devo aprire, f uguale, vabbè, cambiamo sintassi, così li usiamo tutti e due. With open nome file read encoding uguale UTF-8 esf. Dovrò leggere le varie righe del file. Vabbè, va a essere un for. For riga in F. Una volta che una riga la devo spezzare prima, dov'è il file? Io la dividerei prima dove c'è il due punti, così ho le squadre da una parte e i punteggi dall'altra, e poi ciascuna delle due la divido dove c'è il trattino. Poi faccio un bello strip per buttare via tutti questi spazi di separazione tra i trattini, i due punti, eccetera, eccetera. Quindi, posso dire che il nome delle squadre sono la parte sinistra della stringa, quindi riga.rstrip di barra n, split, dove c'è due punti, ah, scusate, zero. E invece i punteggi è la stessa roba, 1. No? Con questo split ho fatto due volte la stessa operazione, che vabbè, è un po' uno spreco di tempo, ma pazienza. Potevo segnare un'altra variabile intermedia. Prendo questa riga, la divido sui due punti, e il primo elemento è il pezzo di stringa che contiene i nomi delle squadre. La seconda parte è il pezzo di stringa che contiene i punteggi. Adesso i nomi delle squadre li posso separare, li devo separare separandoli sul trattino. Quindi squadra 1, prendo i nomi squadre, li splitto sul trattino, tolgo gli spazi davanti e dietro, e prendo il primo. La squadra 2 sarà la stessa cosa in cui prendo il secondo. C'è una scorciatoia per fare queste cose, che è questa. Il risultato della... Ah no, pardon, non va bene questa. Devo farla sopra, l'esempio l'avevo fatto sopra. No, qui ho sbagliato una cosa, scusate. Devo prima fare 0 e poi strip. Cioè, split di trattino mi dà una lista che contiene primo elemento questo, secondo elemento questo, anzi primo elemento questo compreso lo spazio, secondo elemento questo compresi questi spazi. Però è una lista, non posso fare, l'avevo sbagliato io, non posso fare uno strip su una lista. Prendo il primo pezzo e faccio strip su questo.
Quindi prendo il primo pezzo e tolgo gli spazi, è il nome della prima squadra. Stessa cosa sulla seconda squadra, e a questo punto faccio lo stesso giochino, punti 1, punti della squadra 1, prendo cosa, i punteggi, li divido sul trattino, prendo il primo e lo converto in intero. Quindi sarà punteggi, punto, splitterlo al trattino, prendi il primo e convertilo in intero. Qui di togliere gli spazi non mi interessa, perché tanto ci pensa già l'int a ignorare gli spazi, la funzione int. Punti 2, stessa cosa prendendo il campo 1. Non è bello da vedere, possiamo ringraziare chi ha fatto questo file e ha deciso di non salvarlo come CSV o in un formato un pochino più regolare, e quindi abbiamo dovuto lavorare un po' di più. A questo punto abbiamo i quattro dati che ci servono, squadra 1, squadra 2, punti 1, punti 2. E dobbiamo aggiungere ai risultati. Allora, qui ho, la ragioniamo separatamente per la squadra 1 e per la squadra 2. Ho due casi. La squadra 1 l'ho già vista, è già nella tabella dei risultati, oppure no? If squadra 1 in risultati, ho già una chiave nel dizionario relativa alla squadra 1, oppure no? Se non ce l'ho ancora, vuol dire che è nuova. E allora posso... scusate, risultati, aggiungere una nuova chiave con quel nome di squadra che contenga come valore il recordino che descrive il risultato acquisito da questa squadra in questa prima partita. Quindi il recordino deve avere, lo copio da qua perché sono pigro, giocate una, è la prima, l'ho appena messa, punti, vabbè, devo calcolarlo, mannaggia, Q lasciamo perdere, mettiamo 0, PF sono i punti fatti che sono punti 1, punti subiti sono i punti 2. Il problema sono i punti, perché devo decidere chi ha vinto. Quindi se questo può essere 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1. Quindi, vabbè, c'è poco da fare. Se punti 1 è maggiore di punti 2, allora punti partita 1 uguale 3 e punti partita 2 uguale 1. Elif. Punti 1 uguale punti 2, allora punti partita 1 uguale 2 e punti partita 2 uguale 2, else punti partita 1 uguale 1, punti partita 2 uguale 3. E quindi qua posso avere i punti partita 1. Quindi, se questa squadra non l'ho mai vista, aggiungo al dizionario delle squadre lei, dicendo questa è la prima partita che ha giocato, ha preso questi punti, 3, 2, 1, seconda di, punti 1, punti 2, il Q possiamo toglierlo, dai. Non ci serve ancora, ci servirà alla fine. È inutile calcolare il Q strada facendo, perché ogni volta poi cambierà sulla base dei punti totali 1 e punti totali 2. Altrimenti, cioè altrimenti nell'if, vuol dire che la squadra c'era già. Quindi dovrò non aggiungere una nuova item, ma aggiornarlo. Qui
quindi avrò che i risultati di squadra 1 punto squadra 1 è chiave giocate uguale risultati di squadra 1 giocate più 1. Quindi il risultato di squadra 1 c'è già, mi dà il recordino che descrive la squadra 1, il campo giocate lo incremento di 1. Risultati. E qui devo fare la stessa cosa con gli altri campi, anche con i punti. Dovrò fare i punti più PP1, punti partita 1. È la stessa cosa con i PF e la stessa cosa con i PS. Quindi PF più punti 1, i PS più punti 2. Okay. E poi stessa cosa sulla squadra 2. Volendo potrei fare una funzioncina per sta roba qua, vabbè. La stessa cosa devo fare sulla squadra 2. Quindi se squadra 2 in risultati, e qui dove c'è squadra 1 devo mettere sempre squadra 2. Punti partita non sono punti partita 1 ma sono punti partita 2 perché stiamo registrando la performance della squadra 2. I punti fatti dalla squadra 2 sono i punti 2, i punti subiti dalla squadra 2 sono i punti 1, cioè il primo dei due punteggi. E idem sotto. Allora, vediamo se questa cosa qua genera qualcosa di sensato. Abbiamo questo for, questo with, alla fine di tutto. Restituiamo i risultati e proviamo a vedere se ci produce qualcosa di simile a ciò che ci aspettiamo. Speriamo di sì. Def main, risultati uguale. Quale crea risultati dal nome del file che si chiama torneo.txt e vediamo di stampare questa cosa qua. Allora, mi dice Aquila Zoo giocate 3, PF45, PS20, punti 3. Vediamo un po' se Aquila Zoo aveva 3 giocate, 3 punti, 45, 53. 45, no, qui abbiamo sbagliato qualcosa. Ah, grazie. Il copia e incolla è il vostro peggior nemico, anche mio. Grazie. 53-45, sì. Prendiamo un altro, pop auto, giocate 3, PF44, punti 7, ok.
Quindi direi che facendo queste operazioni siamo riusciti a calcolare giocate, punti, punti fatti e punti subiti. In un modo di cui non siamo particolarmente fieri, nel senso che non è elegantissimo come codice, ma è sicuro, nel senso che siamo andati sul sicuro, facendo magari una serie di if, un po' di copia e incolla, bisogna rileggere tre volte, ovviamente, per essere sicuri di aver corretto tutto. L'unica cosa intelligente che ci abbiamo messo, secondo me, è immaginare, no, questa struttura dati. Poi la costruzione è la tipica cosa, aggiungo un dizionario oppure aggiorno il dizionario che ho già. Fatto questo, devo fare due operazioni. La prima è quella di calcolare i Q, che è facile, e la seconda è quella di ordinare e stampare. Allora, calcolare il Q, avevo detto che è facile, lo facciamo ancora adesso. La posso fare già direttamente in questa funzione crea, for r in risultati, sarà r di q uguale r di pf diviso r di ps. No, scusa, risultati. Ah no, R, scusate, questo è un dizionario, quindi R è la chiave. Stavo guardando solamente i valori. Allora, la chiave è R, quindi risultati di R di Q. Risultati di R di risultati di R di PS. Ok. Quindi questo qua 45,53 fa 0,84. Quindi cosa ho fatto qua? Di nuovo ho iterato sulle chiavi del dizionario che ho appena creato, l'ho fatto alla fine del ciclo for, così ero sicuro di avere già tutte le squadre pronte e tutti i punteggi completi, definiti. Per ciascuna chiave vado a recuperare, per ciascuna chiave, quindi per ciascuna squadra, R, anzi, siamo più espliciti, R lo chiamiamo squadra. Così è più chiaro. Per ciascuna squadra di quelle che ho nei risultati vado a prendere i risultati di squadra e aggiungo un nuovo campo al dizionario che si chiama Q, a suo record, facendo il rapporto tra questi altri due campi esistenti. Adesso abbiamo tutti i dati, dobbiamo in qualche modo stamparli non in ordine alfabetico di squadra, non in ordine di inserimento, ma in ordine di punteggio, dove il punteggio è quella cosa doppia, no? Nel senso che conta i punti e a parità di punti conta il Q. Quindi dovrò fare, ma lo facciamo mercoledì, due operazioni. La prima operazione è trasferire i dati di questo dizionario all'interno di una lista, perché la lista è l'unica struttura dati che può essere ordinata col sort, a piacere. E due, devo studiarmi come costruire questa lista in modo che poi l'ordinamento mi dia l'ordine che mi serve. Per punti, a parità di punti, per Q. E questo vorrà dire che, ad esempio, potrebbe essere una lista di liste, quindi una tabella, in cui la prima colonna siano i punti, la seconda colonna siano i Q. Perché sappiamo che l'algoritmo di ordinamento, come prima cosa, va a vedere, confronta i primi elementi,
e a parità di primi elementi con i secondi. Quindi è importante che in questa struttura dati che stiamo ordinando i dati non siano in un dizionario, perché altrimenti lui non saprebbe come ordinare il dizionario, ma siano in una lista e nelle prime colonne ci siano le chiavi di ordinamento. Questo è un modo. L'altro modo potrebbe essere quello invece di usare una funzione di ordinamento, una funzione chiave di ordinamento, che lavora sul dizionario andando a estrarre i punti e il Q, combinandoli insieme in qualche valore numerico ordinato il quale mi dia il valore giusto. Questo l'ho detto condensato in 2 minuti, lo facciamo con più calma in 20 minuti mercoledì prossimo. Adesso vi lascio, per ora con questo, pubblico questa parte parziale, la termineremo la prossima lezione.